Allora, benvenuti riperiani a un nuovo video di questo canale. In questo video vi voglio praticamente mostrare come io ho adattato una tecnica che ho imparato a Mixed Masters. Sto seguendo alcuni corsi online. Ehi, ma lo sapevi che Riperiani ha anche un Discord in cui ci sono dei webinar in diretta che vengono schedulati praticamente di domenica di solito? Trovate tutte le informazioni nel canale Telegram di Riperiani. Trovate tutti i link qui sotto. C'è Edo che fa sti webinar fichissimi con delle robe molto approfondite su Reaper e sul mix di robe live, veramente veramente fico. Se ti piace l'idea, facci un salto dal loro sito. E c'è una cosa molto interessante, che è praticamente una distorsione parallela con un notch filter molto molto evidente, gateato. Quindi è una cosa che in realtà abbiamo già fatto in passato, ed è un po' questa. Vi muto le tracce di partenza così non ci confondiamo con le tracce aggiunte che abbiamo messo. Siamo partiti da un semplice beat. Niente di super super strano. Controllo solo che sia tempo lo snare. Sì. Niente di strano. Kick, snare, un paio di hi-hat. Mi rendo conto che questo kick è un po' mollino. Quindi quello che ci consiglia Mix with the Masters è questo. Vi faccio sentire solo la distorsione, che è praticamente fatta in questo modo. C'è un notch molto molto pronunciato seguito da una distorsione, in questo caso un BOD. Quindi senza questo notch andiamo ad allungare il kick di molto, appunto grazie a questo equalizzatore molto molto stretto, e andiamo a scegliere poi la nota che vogliamo. Una volta che abbiamo questo tipo di distorsione, possiamo giocare anche con la larghezza. In questo caso io lo allargo un po' per avere un pochino più di gratto da questo distorsore. Dopodiché andiamo a mettere un gate, cosa molto molto importante. Possiamo mettere quello che vogliamo, possiamo mettere anche un rea gate, quello standard. Se vi grattano i gate, ammorbidite un po' attacco e rilascio. Senza il gate. E ora andiamo praticamente a scegliere la lunghezza del nostro kick ad orecchio con il nostro beat. Lungo. Troppo corto. Senza. Proviamo a girare la fase. Meglio così. Possiamo anche decidere di equalizzare post distorsione. Quindi ad esempio posso mettere, che ne so, una HLS e andare a recuperare un po' di basse. Stessa cosa possiamo farla sullo snare. Abbiamo un grosso boost per quanto riguarda la fondamentale dello snare prima della distorsione. Quindi tiriamo fuori, sentite proprio la nota. Poi possiamo riequalizzare dopo la distorsione. Fuori un pochino più di suono telefonico, e poi andiamo a mettere un altro rea gate per andare a decidere appunto
che lunghezza dare a questa distorsione, che è uno di quei passaggi che di solito non facevo ma che sto imparando a fare. Ovviamente esagerando per farvi sentire l'effetto. Dopodiché una cosa per dare un pochino di groove a questo beat è una parallela di quelle storte. Quindi sto dando tantissime basse a questa parallela, faccio sentire senza la correzione, facendo una parallela con le basse completamente boostate, ok? E sto poi comprimendo e poi sto rimettendo a posto. Ti aiuta un pochino a tirar fuori un pochino l'accento sul kick. Posso poi metterci un distresso nel parallelo. E poi vi anticipo una cosa piuttosto matta. Anche questa qua proviene da un video di Mix with the Masters. Vi faccio vedere un pezzettino. This must be a mistake. What is this? This has to be horrible. I immediately said, you gotta go. And then I lost everything. Ho cercato di replicare la stessa cosa. Praticamente ho un bus dove ci sono solo NLS di tipi diversi, tutti con il drive a 0,5, ok? Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 o 7 NLS, tutti che distorgono un pochino di equalizzatore e poi un gate. Sentiamolo senza il gate. Sentite com'è lungo il kick e come invece posso accorciare un po' il tutto e ovviamente usarlo in parallelo. Poi ho un paio di compressori sul master. Senza le due distorsioni. Funziona di più. Sono un paio di cosine. Penso che è una serie che voglio iniziare a fare. Cioè prendere alcuni trick che sono presenti nel canale pubblico di Mix with the Masters e cercare di convertirli in una roba più digeribile, perché molto spesso li spiegano in 3 secondi e non sono chiarissimi. Spero che in questo modo sia stato un pochino più chiaro. E se vi piacciono questo tipo di video, ho un intero Patreon a un solo euro al mese in cui ci sono tipo 200 video così su mix integrali che arrivano da un studio che io mixo appunto per far vedere come lavoro. Se vi piace come lavoro, se non vi piace come lavoro, vi consiglio di iscrivervi a Mix with the Masters perché ci sono tantissimi contenuti molto molto interessanti. Tenete pronto il tasto di pausa molto spesso perché tante volte sono molto veloci nel spiegare alcune cose molto importanti e ci lasciano, ecco, magari un pochino con l'amaro in bocca, almeno quello che succedeva a me all'inizio. Invece ora riesco a capirli, ma io stesso devo fermarmi a riguardarli più volte, quindi preferisco fare questi mini video sia per fissare nella mia testa queste procedure e sia per condividere con te. Grazie, ciao, ci vediamo al prossimo video. And then I lost everything.